Siamo pronti per il bagno di Capodanno 2019 in diretta con Termoli Online. Ci siamo quasi, stanno acclimatandosi, siamo in tanti quest'anno, pensavamo fossero stati di meno, ma invece devo dire che ci sono tanti. Siamo in diretta con Termoli Online, ecco qua, vedete come sempre Agostino il buon 2019, anche lui ce l'ha messo all'incontrario, non fa bene. È il negativo. Quest'anno, quest'anno questo segno rosso perché volete appoggiare la campagna contro la violenza e il femminicidio, sì, e quindi è stato lodevole anche questo. Purtroppo è una piaga che da parecchio tempo affligge questo paese. Speriamo che diminuisca questo fenomeno. E per forza diminuire, è possibile andare anche qui. Ti ringrazio, grazie, siamo quasi pronti, ormai ci siamo per il bagno di Capodanno 2019, siamo tutti pronti in diretta con Termoli Online, eccoli, vedete, sono già sulla linea di partenza, fra poco si butteranno tutti in mare per salutare così il nuovo anno che è appena entrato. Molto freddo sulla spiaggia di Termoli, c'è il vento da nord, il vento di tramontana, però loro imperterriti sono qui pronti per sfidare anche queste intemperie, perché loro ormai come tradizione da 11 anni a questa parte fanno questo bagno di Capodanno e allora non li ferma nemmeno il tempo, il clima, quello che è. Loro sono qui tutti belli pronti a bagnarsi, a tuffarsi. C'è stata anche una dedica a un carissimo amico che è stato promotore, Nicola Bagnoli, che ha fatto un suo amico, anche il nostro amico Alfonso, perché lui oggi purtroppo non sta perfettamente in salute e quindi non può essere più presente, ma è presente sicuramente con il cuore. Siamo quasi, Sono tutti pronti, poi si metterà il via e si butteranno tutti in mare. Si stanno scaldando giustamente. L'acqua, oggi il mare è abbastanza mosso, non è certamente il mare del mese di agosto. Per salutare i termolesi, per salutare il nuovo anno che è da poco entrato, eccoli qua pronti a buttarsi a sfidare le intemperie, perché oggi fa veramente molto molto freddo, c'è tanto vento freddo, però loro sono qui per buttarsi in mare, per festeggiare così insieme con tutti i termolesi in modo abbastanza naif questo nuovo anno che è appena entrato. Ci sono anche i milanesi, giustamente sono venuti anche da Milano per vedere questa cosa, perché a Milano come si sa non c'è il mare. Va bene, e allora forza ragazzi, siamo pronti, adesso assisteremo al bagno, si stanno tutti riscaldando in qualche modo. Della spiaggia lungomare Cristoforo Colombo, i temerari, c'è anche un drone che sta riprendendo l'immagine e il video dall'alto. Ricominciamo
il countdown o no? Eccolo che arriva l'ultimo, è arrivato l'ultimo. A Milano c'è il Naviglio, mi rispondono. Buon anno, allora, buon anno anche a Milano, allora. Forza ragazzi, che qua fra poco diventiamo tutti degli stoccafissi, soprattutto loro che si devono buttare a mare. Ci siamo, è la volta buona. 2 Dai, forza, su, eccoli! Eccoli, sono in mare, temerari che non sono altro. Guardate che in mezzo alle onde. Guardate che onde. Comunque un applauso va a questi ragazzi che sono veramente in gamba. Buttarsi con questo freddo non è da tutti, insomma. Guardate come si diverte, sempre il mese di agosto sembra. Grandi! Com'è l'acqua? È calda? Bagnata. È bagnata, questo lo sapevamo. Ecco qua. Ecco che sì. Attenzione, andate oltre, se no vi fate il bagno anche voi. Eccoli. Attenzione. Ci riprovano, insomma, dai. Ci riprovano. E anche per quest'anno, 2019, il bagno di Capodanno da parte dei Termolesi è stato ottemperato. Ci siamo fatti il bagno anche noi con le scarpe. E quindi... Ecco, vedete. Bene, dalla spiaggia di Termoli, lungomare nord, il bagno di mezzogiorno di Capodanno è stato fatto dai ragazzi Ferrari che hanno voluto dedicare questo bagno di Capodanno 2019 contro la violenza sulle donne, sul femminicidio, e anche a Nicola Pagnoli, un carissimo amico che non ha potuto partecipare, visto che è stato anche un promotore. Da Termoli, buon anno a tutti, buon anno 2019, a tutti voi. L'acqua era proprio gelida. Ha fatto una pesca di buon auspicio, insomma. Bene, complimenti per la dedica che avete fatto a questo bagno di quest'anno. Questo bagno anche a Nicola Pagnoli, che non sta neanche tanto bene fisicamente. Benissimo. Sicuramente tanto, forse anche più dello scorso anno. Bene, in bocca al lupo e ci rivediamo l'anno prossimo. Innanzitutto buon anno a tutti, dopo volevo spendere una parola e un abbraccio e un saluto a un caro amico che oggi non è potuto venire a fare il bagno, che è stato uno dei promotori, un grande abbraccio a Nicola Pagnoli che in questi ultimi mesi non ha vissuto dei giorni felici, un bacio, ciao Nicola, ti voglio bene. Alla mano. No, l'ho settato, ti dico dove.
No. Qua così. Ci dici quella cosa che ci hai detto prima? Niente, quest'anno diciamo preso l'iniziativa che ha detto l'onorevole Carfagna di sensibilizzare la violenza sulle donne. Quindi quest'anno anche noi abbiamo aderito a questa iniziativa, quindi portiamo avanti giustamente violenza sulle donne. Non è accettabile. Questo è l'undicesimo. Sì, esatto. Lavoro come diciamo tutti gli anni per tutta la popolazione di Termoli, soprattutto, e poi anche tutti gli italiani e sono che siamo in difficoltà. Siamo tanti in difficoltà. I preparativi del bagno di Capodanno 2019. I panni non ci mettono perché? Allora. Certo. Puoi cominciare. Questi fisici asciutti. Guardate che temerari. Tanti auguri, buon anno a tutti, felice anno, speriamo che quest'anno sia molto meglio dell'altro anno. E cosa vi devo dire? È una bellissima giornata, ci divertiremo. Buon anno a tutti. Soprattutto bellissima. Che sia, è soggettiva essere bellissima come giornata. No, è sempre bella. Quando ci vediamo è sempre bello. Va bene. Le tradizioni vanno continuate. Buon bagno, buon bagno. Se le interrompiamo, non va pronta. Me la giri pure a me, per favore. Gianni, guarda che ho scritto. Basta.